Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere insieme un nuovo prodotto magico. Questo prodotto ve lo volevo far vedere da tantissimo tempo, tuttavia prima lo dovevo comprare e poi ve l'avrei potuto far vedere. E si tratta di... Ok, ho detto una I molto lunga. Di questo bellissimo tappetino, il tappetino della TCC, che l'avete visto anche nell'unboxing di Fabbrica Magia. Se siete curiosi di scoprire più nel dettaglio questo tappetino, continuate a vedere il video e buona visione. Così il tappetino sembra una pizza, cioè tipo volete una pizza? Ecco a voi la vostra pizza, ok? Cominciamo con il video. Benvenuti nel mio magico mondo. Eccoci giunti ragazzi nella parte del video più interessante, in cui vi faccio vedere questo prodotto un po' più da vicino. E quindi ecco a voi il tappetino della TCC. Io ho un tappetino nero ed è fatto in questo modo. È un tappetino rettangolare con gli angoli arrotondati, fatti in questo modo. Invece la parte inferiore è fatta in questo modo, è una superficie dura. E qui abbiamo la scritta TCC. Mentre la parte frontale, la superficie, è fatta in questo modo, di velluto. Molto comoda da toccare, molto bella. E la colorazione che ho deciso di comprare io è nera, perché voglio utilizzare questo tappetino anche per creare alcuni gimmick in cui devo utilizzare la black art. Se siete degli amanti di gimmick conoscete cos'è la black art. Tuttavia ci sono diverse colorazioni. Infatti abbiamo la colorazione rosso, abbiamo quella blu, quella verde e quella nera. E le dimensioni di questo tappetino sono due. Io ho la dimensione small, quindi quella piccola. Poi c'è anche la dimensione large. E il costo tra la dimensione small e quella large può variare di una decina d'euro. Poi dipende anche dai negozi di magia. Infatti passiamo subito al prezzo. Il prezzo di questo tappetino è... dipende dai negozi di magia. Infatti io l'ho comprato su Fabbrica Magia al prezzo di 39,90€ e non ve lo consiglio, non utilizzate Fabbrica Magia, ok? Non voglio offendere questo negozio, è un negozio bellissimo e a volte fa delle offerte molto interessanti, tuttavia per questo tappetino non va bene. Infatti io vi consiglio di comprarlo su Solo Magia, vi lascio in descrizione il link Amazon che è direttamente collegato al negozio di Solo Magia, che vi permette di acquistare questo tappetino, ma quello large, cioè quello grande, al prezzo di 39,90€. Cioè io su Fabbrica Magia ho comprato quello piccolo a 39,90€, invece su Solo Magia trovate quello grande a 39,90€, che è un'offerta molto più vantaggiosa. E quindi trovate il link in descrizione. Però perché ho deciso di comprare questo tappetino? Perché ho preso questo e l'ho sostituito con quello che vedete in quel punto. Ora lo vado a prendere. Ecco ragazzi, questo è il tappetino che utilizzavo in passato, che ora invece utilizzo come decorazione della camera, ed è differente rispetto a questo. Innanzitutto voglio farvi notare come qui vengono rappresentati quattro disegni, invece questo tappetino è neutro e io volevo un tappetino neutro. Poi questo tappetino è pieghevole, lo possiamo piegare in questo modo, mentre questo no, è un tappetino rigido. E questo tappetino rimane più fermo sul tavolo. Ora se lo provo a muovere si muove il tavolo. Invece quest'altro si muove molto più facilmente sul tavolo e non va bene. Cioè io volevo una cosa fissa che rimanesse immobile sul tavolo mentre io utilizzo le carte. E quindi ho deciso di cambiare tappetino. Però questo lo tengo sempre, cioè non lo voglio vendere, insomma, perché lo dovrei vendere? È un oggetto a cui sono affezionato, infatti è stato il primo tappetino che ho comprato. L'ho comprato dopo solamente 2 mesi che avevo iniziato a fare magia e quindi ci sono molto affezionato e lo terrò con me. E perché anche questo tappetino era nero? Per lo stesso motivo per il quale questo tappetino è nero, perché l'ho utilizzato per alcuni gimmick in cui mi serviva la black art. Ora vi lascio un piccolo video che avevo realizzato con la black art di una carta che si trasforma in una moneta. Ecco,
eccolo qui. Questo è appunto era un video in cui abbiamo utilizzato la Black Art. Queste erano le informazioni che volevo darvi su questo tapetino e spero che lo compriate anche voi. Anche oggi siamo giunti alla conclusione di questo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In questo video abbiamo visto questi due tappetini. Questo è brutto. In questo video abbiamo visto questo. Rimani fermo. Questo tappetino, il tappetino della TCC. Vi ricordo che se lo volete acquistare anche voi trovate il link in descrizione. E per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, buona magia! Piccolo spoiler, vi ricordo che fra qualche settimana inizierà qui su YouTube il primo torneo magico che sto organizzando insieme ad altri tre maghi. Sarà una cosa veramente, veramente molto bella. Non vedo l'ora che inizi. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, buona magia!